nuova iniziativa per quanto riguarda la stagione turistica di Peschiera, questo primo festival della birra. Credo che, vista l'affluenza del pubblico, visto quello che sta succedendo, possa essere un grande successo. Filippo Gabazzoni è l'assessore e consigliere delegato al turismo. Insomma, quest'anno avete dato una mossa fantastica a Peschiera del Garda per via di molte manifestazioni, praticamente quasi tutti i giorni una. Sì, veramente quest'anno abbiamo dato un colpo d'acceleratore incredibile e questa manifestazione, che è la prima edizione, probabilmente segnerà veramente il passo per le prossime edizioni, per i prossimi anni. È un grande successo, abbiamo birrifici artigianali del territorio, come il birrificio del Mastino qua vicino a me, quindi sono realtà della nostra zona, realtà veronesi, che si sono messi in gioco e hanno creato delle birre, hanno creato dei prodotti veramente d'eccellenza, pluripremiati, e che sempre di più rappresentano il Made in Italy in Italia e il Made in Italy all'estero. Quindi veramente è un orgoglio, e quest'anno è il primo anno, il prossimo anno sarà in divenire, quindi sempre di più, perché veramente questa realtà merita di essere propagandata, merita di essere sviluppata sempre di più. Anche perché questo non è il festival delle birre famose, i nomi internazionalmente riconosciuti, ma il festival delle birre artigianali, cioè la maggior parte sono fatte, esatto, non dico in casa ma quasi. Esatto, sono microbirrifici, sono i microbirrifici che rappresentano l'eccellenza d'Italia, cioè la competitività, la capacità di produrre prodotti d'eccellenza, e noi in Italia abbiamo la capacità di produrre il top, e questa è una dimostrazione. Abbiamo il tutto esaurito a Peschiera oggi, che è sabato, domani sarà probabilmente ancora di più con la presenza del Sonora, ma veramente sono orgoglioso di dare spazio all'eccellenza d'Italia, che quest'anno è rappresentata dalla birrificazione artigianale. Quest'anno l'avete fatto qui in piazza Bettelloni e piazza del Comune, se va così l'anno prossimo potete farla in piazza, la piazza grande, diciamo. Se queste sono le prerogative, il prossimo anno avremo bisogno della piazza più grossa di Peschiera. Ecco Filippo, non diciamo che siano finite le concluse manifestazioni estive di Peschiera, settembre ormai inizia, cosa ci sarà di bello? A settembre abbiamo la tappa, abbiamo intanto la prima settimana di settembre abbiamo la finale di Miss Lessigna, il concorso di bellezza più importante del veronese. Abbiamo il ritorno del triathlon Peschiera, quindi una delle tappe più importanti di Peschiera, e abbiamo a fine settembre la Granfondo Bike Division, 800 atleti in gara per un percorso che toccherà tutto le sponde del lago di Garda in bicicletta, quindi un settembre all'insegna dello sport. E poi sai cosa manca ancora, vero? L'inaugurazione della Peschiera. La Peschiera è pronta, quindi vi aspetto e aspetterò tutti quanti per l'inaugurazione della Peschiera, l'ultimo sito di pesca fisso del lago di Garda, ristrutturato dall'amministrazione comunale di Peschiera.